Benvenuti in Clubhouse per storie di impresa. Abbiamo ospite un membro di un'azienda molto importante italiana, Riso Gallo. Siamo con il dottor Emanuele Preve, Managing Director della società. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Azienda molto importante perché Riso Gallo ha 162 anni di storia. Guidate l'azienda con la vostra famiglia da 6 generazioni ed sono numeri molto importanti considerato di fatto che molte aziende del Made in Italy sono finite in mano straniera, immagino. Appunto, è una realtà storica che siamo riusciti a mantenere negli anni grazie agli antenati, con molte vicissitudini, perché ovviamente abbiamo avuto nel tempo, in 160 anni ovviamente, diverse occasioni di confronto con altre realtà, ma questo, diciamo che l'importanza della famiglia è stato fondamentale, anche a un certo punto condividere con dei soci, quindi ci sono stati momenti in cui ho avuto anche dei soci, però questo ci ha permesso di portare avanti la famiglia e l'azienda fino a questo punto. Com'è possibile conciliare le dinamiche di un'impresa familiare con scenari di crescita e internazionalizzazione? Vi chiederei se avete stipulato un patto di famiglia. Allora, questo è molto, ovviamente la famiglia, specialmente nell'ambito risiero, dove si guarda sono molte, le aziende sono quasi tutte familiari in realtà, quindi è un forte legame tra il territorio e il business. Noi siamo riusciti a crescere all'estero impegnandoci come famiglia, infatti mio fratello è andato ormai più di 20 anni fa in Inghilterra, quando si stava aprendo il mercato retail. Noi eravamo andati lì all'inizio per fornire Kellogg's come fornitore, però c'erano degli spazi, il nostro socio laggiù appunto ci ha detto che c'erano degli spazi per poter iniziare col retail e mio fratello si è trasferito là a vivere per diversi anni per creare il brand in Inghilterra. Successivamente sono espansi anche altri mercati, sempre con la presenza della famiglia, quindi diciamo che sono cose che per noi è fondamentale che ci sia un presidio familiare, perché sono cose strategiche, sono fondamentali e quindi non basta solo dei buoni manager, ma anche la nostra presenza. Diamo qualche numero anche della vostra società, le chiederei anche qual è la quota di export. I numeri sono, siamo intorno ai 100-110 milioni di euro di fatturato. Diciamo che il mercato del riso, il fatturato dipende molto dal valore della materia prima. La materia prima varia molto da anno a anno perché dipende dal raccolto, da varie variabili e quindi più o meno siamo sempre con quelle cifre lì. L'export è intorno al 40% del fatturato, noi esportiamo in circa 80 paesi, abbiamo filiali in Europa, in Francia, Inghilterra, Spagna e Svizzera. Quindi presidiamo attentamente questi mercati europei in modo molto, molto intenso, mentre invece per il resto del mondo al momento ci muoviamo più con distributori, anche se in realtà nell'ultimo periodo si vede che anche i clienti stranieri, Est Europa o altri paesi, preferiscono dialogare direttamente con i produttori, quindi sta cambiando un po' il metodo di lavoro. Con il mondo finanziario invece che rapporti avete? Avete mai pensato alla quotazione in borsa oppure un'idea peregrina? Ma al momento no, perché da un lato non abbiamo bisogno finanziariamente, dall'altro il business del riso non è molto appetibile da un punto di vista economico, i margini sono abbastanza bassi e quindi diciamo non credo sia molto appetibile per la borsa. Quindi dopo... non abbiamo problemi in caso di necessità di finanziamenti, abbiamo avuto sempre completo appoggio dalle banche, quindi diciamo che non è una necessità che al momento vediamo. Negli ultimi anni, e parliamo di attualità, si è parlato molto di guerra commerciale, soprattutto quest'anno, dazi contro i paesi del Far East. Anche per il riso è nato uno scontro di fatto con i produttori asiatici. Dal vostro osservatorio qual è la vostra posizione? Allora lì è, appunto, sono un paio d'anni che c'è un problema sostanziale, nel senso che alcuni paesi che erano grandissimi produttori di riso, come Cambogia e Myanmar,
negli anni passati hanno usufruito della clausola di come paesi EBA, quindi Everything But Arms, e quindi potevano esportare senza dazio. Questo perché erano entrati in regimi che avevano distrutto l'economia di quei posti del riso e quindi producevano poco, e quindi questo era un aiuto che la comunità europea voleva dargli a questi paesi per poter riprendersi. Negli ultimi anni in realtà questi paesi hanno ripreso a produrre in modo molto massiccio, hanno creato impianti nuovi e quindi hanno iniziato a esportare in modo molto pesante in Europa. Questo ha creato un problema soprattutto nei mercati del nord Europa, perché il riso che si fa in quei paesi non si mangia molto in Italia, e quindi ha creato problemi agli agricoltori che coltivavano molto quel tipo di riso che si chiama indica, e alle riserie che lavoravano questo riso indica e dopo vendevano nei paesi nord europei. E quindi il problema grosso è stato quello. In realtà nei piatti del riso italiani quel riso ne è arrivato veramente poco, perché è proprio un tipo di riso diverso, quello più lungo e stretto rispetto a quello un po' più diciamo cicciottello e tondo che mangiamo noi per il risotto, per la nostra... Quindi è adesso, ultimamente, proprio a gennaio, la Commissione europea deve decidere se rimettere questi dazi, perché questi paesi hanno iniziato c'è stato il problema dei Rohingya, per esempio, e quindi la comunità europea ha iniziato a dire che non vogliono più aiutare paesi che trattano i loro cittadini in un certo modo, e quindi è molto probabile che a gennaio vengano riammessi i dazi. Abbiamo fatto il punto sul presente, abbiamo parlato anche di passato. Futuro per Riso Gallo, come lo vede? Ma il futuro è sicuramente lavorare sull'estero, perché il mercato del riso ovviamente è abbastanza saturo, e quindi l'espansione del concetto di risotto e anche gli altri cereali, che anche in Italia si vede un trend verso il benessere e la salute. Quindi sicuramente cercare di esportare questo modo di mangiare anche italiano all'estero, quindi dall'altro lato creare prodotti affini al riso per riuscire a aumentare la potenza del brand, diciamo. Grazie Emanuele per essere stato con noi. Grazie a voi.